Il Monferrato, territorio prevalentemente di natura collinare, si estende tra le province di Alessandria ed Asti e si divide in tre porzioni: l'Alto Monferrato, con capitale Acqui Terme, il Basso Monferrato, con capitale Casale Monferrato, e il Monferrato Astigiano, il cui centro principale è la città di Asti. Vi sono varie interpretazioni e ipotesi sulla etimologia della parola Monferrato, ma ad oggi nessuna certa. Sicuramente la più curiosa e interessante è quella legata alla leggenda di Aleramo, quindi al fatto che il toponimo derivi dall'uso del mattone per risistemare il ferro di cavallo del cavallo di Aleramo. Ovviamente è un'ipotesi molto fantasiosa e come tale è stata riconosciuta ad esempio anche da Giosuè Carducci, che è stato colui che appunto ha ricordato e diffuso a livello universale la leggenda di Aleramo attraverso i suoi studi ottocenteschi. Casale diventa capitale del Monferrato, del Marchesato di Monferrato, attorno al 1450, quindi all'epoca in cui i signori del Monferrato e la dinastia dei Paleologi, che erano giunti nel 1305 in Monferrato proveniente da Costantinopoli, la capitale dell'impero bizantino. Ecco, Casale da quel momento diventa la capitale stabile del Monferrato, tolto per un brevissimo periodo di pochi anni in cui per esigenze militari la capitale viene trasferita ad Acqui. E fino al 1708, l'epoca del passaggio del Monferrato in Savoia, Casale svolge tutte le funzioni effettivamente di una capitale. C'è la sede del Senato, c'è la zecca e anche in epoca gonzaghesca, quindi dopo il 1536, quando il Monferrato passa alla nuova dinastia dei Gonzaga di Mantova, il governatore del Monferrato ha la sua residenza in Casale. E da qui prende il via l'itinerario tra i castelli del Monferrato. L'origine del castello di Camino risale intorno all'anno 1000. Documenti storici attestano che in quegli anni gli aleramici fecero costruire la torre, alta 44 metri, tra le più alte del Monferrato. Questa torre era una torre d'avvistamento per le calate dei nemici, degli eserciti nemici. Quando si avvistavano i nemici che arrivavano, tutta la popolazione dei dintorni entrava dentro le mura del castello di Camino. Il castello, data la sua posizione strategica, fu un osservatorio ideale, nonché una difesa per la pianura sottostante. Sino al XIII secolo, Camino venne posseduto dai vescovi d'Asti, per passare poi ad essere governato dai marchesi del Monferrato. Nel 1323, Teodoro Paleologo, costretto dai debiti e bisognoso di denaro, concesse ai fratelli Tommaso e Francesco Scarampi, banchieri e mercanti d'Asti, l'investitura e la proprietà del castello. Da allora, fino al 1950, la dimora rimase di proprietà della famiglia Scarampi di Villanova. Il castello di Camino ha subito alcuni rifacimenti, soprattutto interni, nei secoli. Soprattutto nel Settecento, quando è venuto di moda avere delle ville invece che dei castelli, e quindi è stato chiesto al Guala, che è un pittore casalese dei primi Settecento abbastanza famoso, di ristrutturare e di ridecorare l'interno del castello. La ristrutturazione e le decorazioni si sono fermati allo scalone e al salone Settecento. E nel salone Settecento possiamo vedere sul soffitto tutti gli affreschi del Guala e possiamo vedere sulle pareti tutti i quadri dei Guala che rappresentano la famiglia Scarampi. Ci sono molte leggende che girano intorno al castello di Camino, la più famosa è quella del decapitato. Sembra, secondo la leggenda, che Scarampo Scarampi facesse delle incursioni nei paesi vicini e incendiasse, rubasse, rapisse. I vicini non l'hanno potuto più sopportare a lungo e uniti al Costantino Aranite, che era il prefetto
di Casale. Hanno deciso di cingere d'assedio il castello. Il castello ha resistito per 2 mesi, dopodiché ha ceduto per la fame. La marchesa Camilla, che era la moglie di Scarampo Scarampi, è riuscita a fuggire da un passaggio segreto ed arrivare a Casale per chiedere un salvacondotto per la vita del marito. Solo che quando la marchesa è arrivata qui, avevano già decapitato il marito. Allora, per la disperazione, la marchesa si è buttata dalla torre e gira sugli spalti del castello, piangendo. E il marchese gira con la sua testa in mano. Il castello di Gabbiano sorge maestoso a picco sul Po e ha origini molto antiche che risalgono all'VIII secolo. Documenti che ne parlano risalgono proprio a una testimonianza di questa bolla dove Carlo Magno cede all'abate Frondino dell'abbazia della Novalesa Cortem Magnam nomine Gabbianam, quindi abbiamo testimonianza della presenza già di una fortificazione che diventerà poi nei tempi con i marchesi del Monferrato una vera e propria dimora nobiliare come oggi la possiamo ammirare. Passò ai Montiglio, ai Gonzaga e a Ferdinando di Mantova, che cedette nel 1622 il castello al nobile genovese Agostino Durazzo. Dal 1600 la stessa famiglia porta avanti tutto il discorso della tradizione, non soltanto architettonica, cercando di portare avanti una forma neomedievale, quindi di un castello medievale che è stato recuperato, ristrutturato nelle sue parti per poterlo portare di nuovo allo splendore originario, ma anche tutto il discorso della tradizione enologica. Il maniero possiede magnifici cortili interni con pozzi e numerosi dettagli di epoca medievale. Il labirinto è noto nella regione Piemonte per essere l'unico del 1900, quindi è considerato un monumento storico. Il suo interesse è dato proprio dal fatto che è l'unico del nord Italia anche a essere stato costruito nel 1900, quindi è un esemplare raro. Questo labirinto è stato creato contemporaneamente all'ultimo restauro del castello. Il castello di Giarole sorge in pianura, ai confini orientali del Marchesato di Monferrato, e fu costruito a seguito di una onorificenza che Federico Barbarossa diede nel 1163 a 4 cavalieri della famiglia Sannazzaro. Le prime memorie certe dell'esistenza del castello sono della fine del 1200, quindi circa di 130 anni dopo. Ed è sempre stato della nostra famiglia. Nel corso dei secoli, come tutti i castelli, ovviamente ha avuto molti restauri, molte vicende che l'hanno modificato, ingrandito, decorato. L'ala più antica è quella di sud-est prospiciente la trecentesca chiesa di San Giacomo. L'ala sud, verso il paese, circondata da un fossato, fu restaurata nella seconda metà del Settecento, mentre il restauro più importante risale alla metà del 1800 con l'intervento di artisti torinesi quali Paolo Emilio Morgari, Andrea Gastaldi e Bartolomeo Giuliano. In questa fase vengono aggiunti gli affreschi del salone d'ingresso e della sala da ballo, luogo dove prende vita una curiosa leggenda.
Nel 1850, sempre all'epoca dei restauri, Giacinto chiama una serie di pittori per decorare le stanze che aveva fatto ristrutturare. In particolare chiama questo giovane pittore di una famiglia di pittori torinesi che si chiamano Grosso a decorare la volta della sala da ballo. Il giovane Grosso dipinge il gruppo centrale che raffigura l'allegoria della pace col ramo d'olivo e dell'abbondanza con la cornucopia. Mentre stava decorando questo soffitto, si sporge dalla scala, cade e muore. E la leggenda vuole che il suo fantasma giri ancora nelle stanze del castello cercando la luce, perché appunto la storia vuole che sia caduto perché gli mancava la luce. Quindi ogni tanto in piena notte troviamo il castello completamente illuminato, che si accende e poi si spegne da solo, e queste storie avvengono con cadenza più o meno regolare. Nella zona sud-orientale dell'Alto Monferrato, sulla sponda sinistra del fiume Bormida, sorge la città di Acquiterme, famosa per la sua acqua termale. Furono i Romani, dopo la conquista della pianura padana e dell'area occupata dai Liguri ultramontani, in questo caso la zona era dei Liguri Stazielli, a dare origine alla fondazione di Acque Stazielle, che nel nome, e siamo nel secondo secolo avanti Cristo, ricorda il prodigio delle acque termali e la popolazione antica che abitava questa plaga, diciamo lungo le rive della Bormida. La città conobbe un notevole sviluppo in epoca imperiale, testimoniato dai reperti archeologici conservati nel museo che è ospitato nell'ala del governatore del castello, e dagli imponenti resti dell'acquedotto romano, il più significativo elevato di questo tipo di manufatto che si abbia nell'Alta Italia. Primo appuntamento per chi arriva in città è proprio la visita in Piazza della Bollente, dove da una edicola marmorea realizzata nel 1879 dall'architetto Giovanni Cerutti sgorga l'acqua bollente, 560 litri al minuto a 75 gradi. Nella zona più alta della città, in posizione dominante, c'è il castello dei Paleologi, che secondo documenti storici risale al 1056. Il castello, che oggi è conosciuto come Castello dei Paleologo o dei Paleologi, secondo le versioni, risale ad epoca molto antica, quando nei documenti incontriamo il castelletto vescovile. Le vicende del tardo Medioevo ci sono piuttosto scure e notizie precise sull'edificio in cui noi siamo risalgono al 400. In questo periodo, nel quadro di una riorganizzazione dello Stato monferrino da parte dei marchesi della dinastia dei Paleologo, il castello venne totalmente ricostruito, assumendo sostanzialmente e grosso modo l'aspetto attuale. Con l'introduzione dell'uso della polvere da sparo, divenne inadeguato dal punto di vista difensivo e fu più volte danneggiato ed espugnato. I primi documenti sulle origini del castello di Morzasco risalgono al XIII secolo, quando la Repubblica di Genova lo infeudò ai Marchesi del Bosco. Il borgo di Morzasco nasce nel 1200 da un insediamento celto-ligure che poi aveva visto il passaggio dei Romani vicino in prossimità del fiume Bormida lungo le rotte commerciali dell'Emilia Scauri.
La tradizione ci tramanda che questo fosse un antico ricetto utilizzato dalla popolazione di Placciano che quassù si rifugiava ogni volta veniva attaccato dai cosiddetti saraceni, popolazioni dei berberi. Costruito in posizione strategica sopra le case dell'antico borgo, la dimora appartenne successivamente ai Malaspina, ai Lodron e alla fine del Cinquecento passò alla Camera Ducale dei Gonzaga e fu acquisito da Barnaba Centurione Scotto, che diede avvio ai lavori e agli ampliamenti che portarono il castello all'aspetto attuale. Particolarmente suggestivo è il camino in pietra del Salone Nuovo, fatto realizzare dai Lodron all'inizio del Cinquecento. La cappella interna risale ai primi anni del Settecento ed è dedicata a Santa Caterina da Siena, patrona dei principi Centurione Scotto. I Centurione faranno costruire anche una sala tutta dedicata al gioco della pallacorda, che era l'antico tennis, che è una lunga galleria di 23 metri e larga 8 metri. È notevole per dimensione e anche per la destinazione, in quanto sono molto poche le sale da gioco da pallacorda conservate in Piemonte. L'ultimo restauro risale al 1921, quando fu acquistato dal principe Domenico Pallavicino. Oggi il castello si presenta come dimora signorile dai grandi saloni e dalle piacevoli sale. 20 anni fa circa mi proposero questa proprietà, purtroppo già vuota di tutto perché era stato venduto tutto all'asta, ma mi piacque talmente tanto che allora me lo potevo permettere e l'ho acquistato. Io mi interesso di progetti di imbarcazioni, centrali galleggianti per produzione di energia. Da 6-7 anni vivo stabilmente qui a Morsasco al castello e ho trasferito anche parte dello studio. È un po' come vivere in una cattedrale dove non si smette mai di lavorare. I primi documenti sul castello di Prasco risalgono al 1192, anno in cui risulta già costruito e luogo di esercizio di funzione pubblica. Nel tempo i feudatari furono i Del Bosco, i Malaspina, i De Regibus, gli Spinola e i Piuma, tuttora proprietari del castello con l'attuale cognome Gallesio Piuma. È un castello particolarmente fortunato perché è un castello molto amato, è sempre stato vissuto dai proprietari intensamente e quindi il suo archivio è cresciuto nel tempo a dismisura, non è stato ancora sondato completamente, parte della sua vita mio marito l'ha dedicata allo studio di questo archivio. I Piuma, cioè la mia famiglia, poi diventata Gallesio Piuma, nel Settecento ha avuto come presenza un personaggio straordinario che è stato Giorgio Gallesio. Gallesio, in epoca napoleonica, fu viceprefetto del Dipartimento di Montenotte e grande esperto di botanica. Ha lasciato opere straordinarie in materia naturalistica, di genetica vegetale, molto studiate anche per esempio da Darwin. Il complesso edilizio consente di identificare gli spazi un tempo riservati all'abitazione dei feudatari e quelli destinati invece alla funzione pubblica di governo, di esercizio della giurisdizione e di difesa, come la sala d'armi, la soprastante sala delle udienze e la sovrapposta loggia della guardia.
più complesso è circondato dal parco storico, ove ha sede una splendida neviera seicentesca. Io sono nata, cresciuta, ho vissuto, i libri più belli che ho scritto li ho scritti qua, libri che sono stati dei punti fermi nella mia formazione, nella mia vita. Adesso scriverò tutt'altre cose, non più cose giuridiche, lo farò qua. Posto ad oltre 450 metri d'altezza, il castello di Cremolino è il più elevato dell'Alto Monferrato. Da qui si vedono ben 14 castelli dei 28 presenti in zona. Cremolino fu il feudo principale del ramo monferrino della potente famiglia dei Marchesi Malaspina, signori della Lunigiana. Dopo aver ereditato il feudo dalla madre Agnese, ultima erede degli aleramici Marchesi del Bosco, Tommaso Malaspina costruì alla fine del 1200 il castello attorno ad una torre che datava dall'anno 1000. Alla fine del 400 passò dai Malaspina di Cremolino ai genovesi Sauli e Centurione e dalla metà del 500 ai Doria, dai quali per matrimonio alla fine del 700 fu trasferito ai marchesi Serra di Genova. Questo castello è arrivato in mie mani alla fine del 99. Era in condizioni pessime, però il precedente proprietario, che c'è stato fra Iserra e me, aveva fatto un notevole e encomiabile lavoro di restauro di tutto il tetto, per cui mi ha dato coraggio nel procedere, perché sennò sarebbe stato praticamente impossibile. La mia famiglia è di origine ligure, molto antica, ma comunque dal 700, 6-700 monferrina. Dopo 30 anni a New York, più o meno, sono tornato per lavoro molto più spesso in Italia. Non l'avessi preso io, c'era la minaccia di trasformarlo in un condominio di 22 appartamenti, che sarebbe stato un disastro storico, artistico, architettonico e forse anche economico, perché non funzionerebbe un condominio qua. E allora ho detto, vabbè, proviamo. E comunque mi ha dato molta soddisfazione, perché sono passati ormai quasi 12 anni e comunque è diventata una casa, ci abito. Il castello, grazie anche alla sua triplice cerchia di mura, non è mai stato espugnato e pertanto ha mantenuto intatto il suo carattere di fortezza medievale, e dai suoi giardini si gode di uno dei più bei panorami sull'Alto Monferrato e sulla catena delle Alpi. Secondo alcuni documenti storici, le origini del castello di Trisobbio risalgono all'epoca medievale. Nel primo medioevo, la proprietà di Trisobbio fu divisa tra i marchesi del Bosco, quelli di Belforte e quelli di Occimiano. Successivamente, il castello fu ereditato dai Malaspina. Dopo il passaggio del marchesato del Monferrato ai Gonzaga, il feudo fu messo in vendita e acquistato dagli Spinola. All'inizio del 1900, l'edificio, in stato di rovina, venne interamente restaurato con ingenti opere che portarono il castello all'aspetto esterno attuale. Nel 1989 diventò di proprietà del comune, che provvide al recupero e al restauro.
castello di Trisobio si inserisce innanzitutto in un paesaggio naturale, quello monferrino, davvero incantevole. E quindi si propone come una location ideale per i turisti, ma anche per persone che vivono nella zona, che vogliono trascorrere una serata all'insegna dell'eleganza e della buona cucina. Il castello offre 5 splendide camere e dunque ideale anche per quelle coppie che vogliono trascorrere delle giornate all'insegna del romanticismo o una serata particolare. Costruito alla sommità di uno sperone roccioso, il castello di Rocca Grimalda si trova in posizione strategica, sia perché facilmente difendibile, sia perché posto a controllo delle strade tra l'Oltregiogo ovadese e la pianura alessandrina, in un'area che fu di forti contrasti tra il Monferrato e la Liguria. Questo castello ha una storia particolare perché ogni secolo ha lasciato la sua traccia, è un castello che si è formato nel tempo. Si comincia da una torre isolata, che è una torre di avvistamento del Val d'Orba, e poi intorno alla torre ogni epoca ha lasciato la sua traccia. Inizialmente fu dei Malaspina che utilizzarono la struttura per le truppe di sorveglianza. Poi la famiglia alessandrina dei Trotti, nella metà del 1400, lo trasformò in residenza nobiliare. Successivamente i Grimaldi, illustri patrizi genovesi, lo acquistarono nel 1570 e ne rimasero proprietari per più di 200 anni. La rocca che si chiamava fino allora Rocca Val d'Orba si chiamerà Rocca dei Trotti e i Trotti stanno qui fino alla fine del Cinquecento. Nel 1570 lo vendono ai Grimaldi e Rocca diventerà Rocca Grimalda. Il giardino risale alla metà del Settecento, quando Battista Grimaldi decise di ampliare lo spazio antistante il castello per creare uno splendido belvedere sulla Valle dell'Orba. Effettivamente il giardino è un po' il fiore all'occhiello di questo castello. È un giardino che è nato nel Settecento, quando è stata realizzata l'ultima ala del castello, ed ha una doppia fisionomia. Da una parte è un giardino all'italiana, quindi un giardino verde, che deve essere molto curato, tagliato costantemente, perché ha proprio un carattere storico. L'altra parte del giardino, che è quella nella quale adesso ci troviamo, è il giardino medievale, hortus conclusus, in cui ci sono tutte le piante officinali, aromatiche, alimentari, come quelle che i frati avevano nei loro orti. E anche tutta la parte di giardino ha una fisionomia monastica, diciamo. Ci sono due prati che dovrebbero sembrare due chiostri e questo pergolato di uve locali che dovrebbe essere la zona di meditazione.